sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, ci si prepara all'estate 2020, ma anche quest'anno l'amministrazione comunale, nonostante tutte le difficoltà, ha organizzato degli eventi. Cosa è significato dal punto di vista logistico e burocratico farlo? È stato un impegno particolarmente oneroso e da un punto di vista di tempo che abbiamo dedicato all'organizzazione e da un punto di vista economico-finanziario, perché il rispetto della normativa anti-Covid è chiaramente un ulteriore peso nei bilanci dei nostri comuni, ma è di prioritaria importanza perché al centro, anzi la finalità proprio della normativa è la salute delle persone. Chiaramente non sono mancati momenti in cui ci sentivamo quasi di abbandonare l'idea, ma abbiamo sempre caratterizzato l'impegno dell'amministrazione intraprendenze, quindi non volevamo venir meno a questo spirito neppure quest'anno. Quindi grazie all'associazione Senza Resa, Antonio Cane e Antonio Renzone, abbiamo organizzato questo gruppo di eventi che saranno accompagnati da altri eventi che riteniamo essere non solo di qualità ma anche in grado di coprire più fasce generazionali. Saranno eventi che potranno essere, come dicevo, usufruiti in maniera sicura, con un particolare dispiego anche di controlli di forze e delle risorse umane per controllare appunto il rispetto della normativa. Quindi divertimento sì, grande desiderio di ricevere i nostri turisti, i nostri visitatori estivi, ma anche rispetto della normativa anti-Covid. Assessore Tonino Marcello, l'amministrazione comunale ha deciso anche quest'anno comunque di andare incontro alle esigenze di turisti e cittadini e non far mancare l'estate sansalvese. Che impegno c'è stato da parte vostra? Cosa è significato per voi prendere questa decisione? È un grandissimo impegno di responsabilità, perché vogliamo fare tutte le cose in sicurezza rispettando queste norme anti-Covid, in maniera che i nostri ospiti, le persone che possono partecipare a queste manifestazioni, siano al sicuro. Quindi al di là delle qualità, dalla qualità delle manifestazioni, la qualità e la sicurezza per loro. San Salvo risponde sempre bene e quindi quest'anno non potevano mancare degli eventi che cominceranno il 26 luglio. Qual è l'umore dei cittadini in questo momento così difficile? L'umore dei cittadini molto spesso è basso, però devo dire che in questi ultimi giorni si stanno facendo coraggio, dimostrando che continuano e iniziano ad uscire un po' di più, stando nei nostri ristoranti, pub, passeggiate in lungomare, venendo in spiaggia, quindi combattendo questa situazione, però ripeto, in sicurezza. Vedo da parte delle persone molta attenzione, chiaramente ci sono anche persone poco responsabili che sembra che nulla sia successo, ma per fortuna posso dire che sono poche. Serve da parte loro anche una certa collaborazione, vuole fare un appello affinché si viva bene anche questa estate, questa stagione? Sì, indubbiamente per tornare alla normalità ci vuole la nostra normalità, nel senso di responsabilità, laddove le cose non si possono fare di non farle, laddove le cose si possono fare di farle in maniera tranquilla, sempre rispettando gli altri e se stessi, con la massima sicurezza e prudenza. Antonio Cane, il Covid non ha fermato l'estate San Salvo 2020, che cosa avete in programma? Innanzitutto salve a tutti. Niente, quest'anno San Salvo non molla, nonostante tutte le restrizioni che ci sono, e abbiamo deciso di organizzare 3 eventi a pagamento più uno gratuito. Quello gratuito sarebbe di essere una versione diversa, però non vi svelo tutti i segreti che lo troverete nei prossimi giorni online. In più ci saranno 3 eventi a pagamento che si svolgeranno: uno l'11 agosto con Danilo Rea, uno dei jazzisti più bravo e più conosciuto in Italia, dove vedrà coinvolta Piazza San Vitale. E ci saranno 200 posti a sedere e i biglietti saranno in vendita su CiaoTicket da domani. Entro il 12 agosto nello stadio comunale di San Salvo Marina ci sarà Biagio Izzo, comico napoletano super conosciuto pure grazie a Made in Sud, che sta andando veramente fortissimo. E in più ci sarà il 13 agosto un concerto per i ragazzi, un rapper napoletano sempre di nome Luque, che abbraccia la fascia d'età dai 15 ai 35 anni. Entrambi questi concerti da domani saranno in vendita i biglietti su CiaoTicket. E niente, vi invito a partecipare numerosi e divertirvi in sicurezza. Verranno allestite le sedie con un metro di distanza l'una dall'altra, sanificazione di tutto il territorio, e in più ci sarà anche la misurazione della temperatura all'ingresso degli eventi.
perciò lavoriamo molto molto in sicurezza, come prevede il decreto italiano Abruzzo. Una decisione anche difficile da prendere viste le restrizioni, le regole. Sì, esatto, però come ho detto prima, San Sabo non poteva mollare, non si poteva inginocchiare e lasciare San Sabo Marina senza eventi. Perciò abbiamo deciso di organizzare, speriamo che andranno alla grande.